ho preso ispirazione da un'abitudine comune, ovvero quella di andare su internet e cercare delle idee per i propri ambienti domestici. Sfortunatamente, in buona fede sia del designer che della persona che prende ispirazione, molto spesso quello che vediamo su internet o sulle riviste di settore non è particolarmente adeguato al nostro senso di benessere. Infatti, molto spesso il design va a scavalcare completamente quelle che sono le necessità fisiologiche di una persona e quelle che sono le necessità per rendere armonica la funzione di una determinata stanza. Ho quindi preso da un programma con immagini gratuite, a caso, una quindicina di immagini che rappresentano la stessa tipologia di stanza. E le commenteremo man mano insieme per vedere quali sono le cose adeguate e le cose non adeguate presenti in quella stanza. Poiché la camera da letto è l'ambiente più importante di casa, ovvero è possibile fare ovviamente interventi in qualsiasi ambiente domestico, ma quello che è più importante, sia adeguatamente organizzato, è proprio la camera da letto. Partirò con questo. Quindi adesso insieme commenteremo man mano ciò che stiamo vedendo. Per come è organizzata questa stanza, ci si può immaginare che tutta la parete risulti vetrata. Ovviamente, se così fosse, non ci sarebbero state altre posizioni più indicate per il letto. Infatti, una delle regole base e universali del posizionamento del letto è quello di cercare di non metterlo in linea tra la porta e la finestra o troppo a ridosso delle finestre molto grandi. Infatti, dalle finestre noi abbiamo un grande apporto di circolazione energetica, entra il Chi celeste dalle finestre e per tale ragione sarebbe sempre sconsigliato avere delle camere da letto con un livello molto alto di illuminazione dato dalla vetratura. In questo caso, però, la scelta dei colori, quindi colori molto scuri, colori che sono appartenenti all'ambito terra principalmente, e vagamente acqua, in quanto la parete, essendo nera, dà un po' di informazione di tipo acqua a causa del tipo di texturizzazione, vanno ad abbassare molto questa informazione estremamente yang ed estremamente attiva che proviene dalla luminosità solare. Quindi questa stanza possiamo dire che è abbastanza accettabile, anche se probabilmente durante la sera risulterà eccessivamente yin a causa dei toni troppo cupi usati proprio per la parete di fondo. Inoltre, un'ottima scelta è quella delle tende spesse che permettono, ovviamente, durante il riposo di oscurare completamente la vetratura, che se no risulterebbe troppo presente e renderebbe più difficoltoso il riposo. Questa seconda stanza apparentemente ha tutta una serie di problemi tipici che possiamo riscontrare nelle camere da letto, ovvero un allineamento tra porta e finestra, sconsigliatissimo, in cui in mezzo si trova il letto, e la presenza di un grande specchio nella camera che riflette il letto. Tuttavia, se la osserviamo meglio, cosa possiamo vedere? Possiamo vedere che la porta presente in realtà è la porta che dà al bagno padronale, ovvero un bagno utilizzato solamente durante il periodo di permanenza all'interno di quella stanza. In questo caso, quindi, essere tra la porta e la finestra non ci dona una sensazione di mancata protezione, poiché da quel bagno non potrebbe mai giungere nessuno, accedendo solamente dalla camera stessa. Allo stesso tempo, lo specchio in realtà è abbastanza ben posizionato se ci immaginiamo che la stanza si concluda a questa distanza, in quanto non si trova in linea col letto, ma si trova proprio ai piedi del letto stesso e posizionato lateralmente e non frontalmente. In questo modo, chi è a letto non si vedrà rispecchiato su quella superficie. Quindi anche in questo caso potremmo dire che anche se apparentemente la disposizione non è consigliata, di fatto può andare bene. Di contro, l'unica cosa che non è particolarmente adeguata per una camera da letto è il pavimento lucido.
Probabilmente questo è anche accentuato dalla scelta delle luci, ma è sempre bene nelle camere da letto evitare i pavimenti lucidi perché qualsiasi cosa lucida ci trasmette un'informazione di tipo acqua. L'acqua, che è una fase energetica legata al sogno, al subconscio, all'attività interiore della persona, non va molto d'accordo con una funzione terra del riposo tipica di questa stanza. Quindi sarebbe consigliato evitare sempre i pavimenti, ma anche il mobilio lucido, soprattutto se non riflette correttamente, quindi dà quel senso un po' di opaco, vedo, non vedo, un po' nebbioso come questo pavimento, che potrebbe da un lato aumentare il CC, quindi una sensazione di C non adeguato, tradotto letteralmente C malato, ma è brutto dirlo così. E di contro, mettere un'informazione acqua a pavimento può generare una sensazione di disagio per il mancato supporto, quindi l'idea di camminare su un pavimento bagnato. Quindi, in questa immagine, l'unica cosa che è realmente non adeguata è proprio la scelta del pavimento. Questa stanza invece è una stanza che non risulta adeguata al riposo. Perché ragione? Perché l'informazione luminosa è troppo ampia. Esiste una superficie vetrata troppo grande che di contro non è protetta come quella, ad esempio, dell'immagine che avevamo visto prima, da tendaggi o altre superfici che vadano a bloccare l'accesso alla finestra. Inoltre, il senso generale che trasmette questa stanza, anche per i soffitti apparentemente abbastanza alti, è quello di un eccessivo C celeste, quindi di un'informazione molto attivante che ovviamente non è adeguata a una camera da letto. In una situazione del genere, la necessità sarebbe quella di radicare un po' di più la stanza, quindi magari aggiungendo dei tappeti che diano un maggior senso di pienezza e stabilità al pavimento e soprattutto un oscuramento delle finestre, anche solamente durante il periodo notturno, come si presume venisse fatto nella stanza che abbiamo visto prima. Quindi in linea di massima una stanza organizzata in questo modo non è adeguata al riposo. Una stanza del genere potrebbe andare benissimo come studio per il lavoro, soprattutto per lavori molto di precisione ma anche creativi, o anche come stanza di meditazione o per fare attività come yoga o comunque delle ginnastiche lente, in quanto esiste proprio è presente troppo C celeste che, soprattutto in una stanza dedicata al riposo, non va bene in quanto troppo attivante. Questa stanza, invece, se anche la disposizione può essere buona in quanto presenta una finestra abbastanza scostata e possibilmente oscurabile rispetto al letto, presenta un grande difetto, ovvero quello di avere una luce posizionata proprio sopra la testa del letto e uno specchio alle sue spalle. Cosa vuol dire questo? Questo è un problema in quanto uno specchio posizionato dietro la testiera del letto ci crea un'apertura che in realtà non è presente, nel senso la nostra percezione lo vede comunque come uno sfondamento della parete. Questo non va bene poiché la testiera del letto deve darci maggiormente possibile la sensazione di contenimento, di accoglienza, di protezione. E tanto le finestre quanto gli specchi non sono assolutamente adeguati. Inoltre, avere una lampada posizionata esattamente sopra le nostre teste mentre dormiamo non va bene poiché crea una sorta di spada di Damocle potenziale che si posiziona sopra di noi nel momento del riposo. Quando quindi scegliamo l'illuminazione di una camera da letto, è sempre importante evitare di posizionare grossi lampadari sopra l'estensione del letto, quindi sopra il perimetro del letto, e preferire quindi magari illuminazione a soffitto, come ad esempio in questa stanza ci sono quei faretti laterali che sono adeguati, oppure piantane o semplicemente mettere il lampadario principale scostato rispetto alla postazione del sonno. Questa stanza invece è una stanza ben organizzata. Chi
chi ha definito il posizionamento del mobilio, infatti, ha tenuto conto di due cose importantissime, ovvero tenere il letto lontano dalla porta d'ingresso. Questa è effettivamente una porta esposta, a differenza di quella che dava sul bagno, poiché possiamo vedere le scale di casa. E l'ha posizionato tra le due finestre in modo tale da non avere nessuna finestra dietro la testiera del letto. Inoltre presenta una forte informazione terra che va molto bene per le camere da letto. In questo caso, sia le tonalità del marrone che anche quelle tonalità che ricordano l'incarnato sono proprio dei colori che legati all'ambito dell'informazione energetica terra che vanno benissimo per le camere. L'unico difetto che potrebbe presentare questa stanza è lo specchio posto sopra la cassettiera. Questo perché, da come è messo, potrebbe riflettere il letto. Ricordiamo sempre che in una camera è necessario che nessuna superficie rifletta il letto e che soprattutto una persona non possa riflettersi nello specchio. Esiste un'idea che vorrebbe lo specchio come possibile causa di problemi per le coppie, in quanto è la creazione di una sorta di doppio presente nella stanza da letto, che è l'ambito più intimo di una casa. Tuttavia, una spiegazione neuroscientifica più specifica potrebbe essere quella che noi comunque inconsciamente, quando ci riflettiamo negli specchi, vediamo un doppio che non è attualmente presente nella nostra stanza. Quindi anche se il nostro cervello logico va ad elaborare quell'informazione come una cosa del tutto naturale e riferita a noi stesse, di contro quello che è la parte più istintiva potrebbe reagire ad un potenziale pericolo, perché è un po' come se immaginiamo i documentari o se l'abbiamo visto con i nostri animali domestici, che quando si rispecchiano per la prima volta non riescono a capire di avere a che fare con se stesse. E lo stesso in realtà vale inconsciamente anche per noi. Quindi, soprattutto nel momento del riposo, sarebbe meglio evitare di avere specchi che ci riflettano, poiché proprio nel momento in cui la linea sottile tra la veglia e il sogno e tra lo stato cosciente e lo stato incosciente potrebbe proprio portare il nostro cervello ad elaborare delle informazioni di potenziale pericolo all'interno della nostra camera, dovuta ai movimenti visti all'interno dello specchio. Anche questa stanza potrebbe essere abbastanza accettabile. Tuttavia, sono presenti un paio di difetti. Innanzitutto c'è da dire che la stanza, da come la si vede, sembra una camera molto piccola, quindi non esiste molta possibilità di movimento per il letto padronale. E in questo caso il difetto maggiore è la scelta del colore. Infatti il colore pistacchio che è stato usato alle pareti è un colore che non andrebbe molto bene per la camera da letto, perché parliamo di un colore di tipo legno che va ovviamente in scontro con la funzione della camera, che è una funzione di tipo terra. Tuttavia, se questa fosse una camera rivolta ad est o a sud-est, potrebbe essere molto buona come scelta dei colori, soprattutto se abbiamo bisogno di rendere la stanza più yang, quindi un po' più attiva. E questo, visto la tipologia del soffitto, che sembra essere molto basso e creare anche un po' di senso di schiacciamento dovuta alla simil curvatura della volta, potrebbe in realtà aiutarla. Ovviamente, però, se la stanza fosse posizionata in qualsiasi altra direzione, spaziale, quindi sud, ovest o nord, il colore sarebbe totalmente inadeguato. Per quanto riguarda l'allineamento con la porta, invece, ci ritroviamo nuovamente nel caso in cui la porta è quella del bagno di servizio alla camera e quindi non è assolutamente inadeguata, può rimanere là poiché nessuno può accedere da quella direzione. Le finestre, poi, anche se frontali, sembrano ben oscurate dalla possibilità di tirar giù delle veneziane, quindi anche in questo caso
viste le metrature ridotte, è un posizionamento adeguato. L'unica cosa che sposterei, anche se sembra già abbastanza scostata dal letto, è la pala del ventilatore, poiché, come dicevo prima, è sempre meglio evitare il posizionamento di corpi appesi sopra il letto, poiché non ci trasmettono una sensazione di protezione, anzi ci danno proprio questo senso di qualcosa che potenzialmente potrebbe caderci addosso. Inoltre, forse riempirei un po' di più, magari con cuscini o con dei tessili, la testiera del letto, poiché per quanto il quadro sopra trasmetta una forte informazione a terra, che può anche andare bene, di fatto le testiere così in ferro e vuote non offrono abbastanza sensazione di protezione e anzi con la loro durezza e con la loro freddezza, perché il ferro proprio trasmette questa informazione di freddo e duro, non ci sentiamo abbastanza protetti quando si dorme su queste tipologie di letto. In particolar modo, visto che quella testiera porta una forte informazione di tipo metallo con anche le sue forme curve, e il nero lucido, sarebbe il caso, se la stanza fosse una stanza posizionata a est, evitarla. Lo specchio invece, che è piccolo, lontano dal letto e riflette verso un'altra parete, va benissimo in questo caso come posizionamento. Per questa stanza invece sarebbe importante vedere dove è posizionata la porta d'accesso. Infatti, il letto messo così sarebbe un po' troppo esposto rispetto alla finestra di sinistra e potrebbe essere più adeguato un posizionamento con la testiera appoggiata al posto dell'attuale libreria. Bisogna però vedere dov'è la porta. Se la porta si trova in linea con il punto da cui è stata scattata la foto, effettivamente questa posizione è migliore, perché sennò troveremo un letto con i piedi che danno direttamente verso la porta d'accesso ed è assolutamente sconsigliato. In questo modo, invece, apparentemente il letto si trova nella posizione migliore possibile. Ovviamente consiglierei una scelta differente nelle tende, anche se c'è da dire che la veneziana presente dietro dovrebbe andare abbastanza bene per creare una sensazione di protezione durante il riposo. Inoltre, il letto dovrebbe essere spinto un po' più a sinistra, in quanto si sovrappone alla cornice della finestra e anche questo risulta sgradevole sia alla vista che probabilmente anche a livello percettivo, perché noi ci sentiremo comunque molto più esposti verso quella finestra rispetto alla posizione del sonno. Il pavimento e la scelta dei colori, invece, soprattutto se parliamo di una stanza, ad esempio, posta ad ovest, sono molto adeguati perché sono dei colori che ricordano l'ovest. La testiera cioè crea compensazione proprio alla sensazione di vuoto data dalle due finestre, quindi non è ottimale, ma potrebbe essere accettata. Questa stanza invece ha una planimetria effettivamente organizzata male, poiché ci troviamo con una parete funzionale, che sarebbe quella che hanno dipinto di grigio, che potrebbe andare benissimo per appoggiare la testiera del letto, che in realtà si trova in linea con la porta d'accesso alla stanza e quindi non va bene come posizionamento. Inoltre, le finestre sono estremamente grandi e non sono protette, perché invece di altre stanze che abbiamo visto che utilizzavano dei tendaggi molto pesanti per mascherare le stanze, soprattutto durante il sonno, questa presenta dei tendaggi estremamente leggeri e sottili che non vanno bene per proteggere, per dare una sensazione di protezione durante il periodo del sonno. Inoltre, sono stati organizzati due ambienti, uno più yang, dove si vede in fondo vicino alla porta che sono presenti un computer, un impianto stereo e un po' una scrivania da ufficio, e l'ambiente più yin, che è quello dedicato al letto. Tuttavia, se noi volessimo posizionare un po' meglio il letto, che adesso è troppo esposto con questa finestra alle spalle, dovremmo andarlo a mettere proprio con la testiera contro il muro della porta d'ingresso. In questo modo potrebbe un po' salvarsi la situazione, soprattutto se si correggesse la prima finestra verso quel muro con dei tendaggi più pesanti. Tuttavia,
Tuttavia, suppongo che la scelta sia stata fatta per avere una zona yang di attività diurna più vicina all'accesso e una zona yin di attività notturna più distante dalla porta di accesso alla stanza stessa. Ma ovviamente in questo modo abbiamo creato un ambiente adeguato alle attività diurne, ma non adeguato alle attività notturne. Inoltre, essendo molto chiaro anche il pavimento, ricordiamoci sempre che, salvo casi particolari che vedono la necessità di interventi diversi, in linea di massima il pavimento deve essere più scuro delle pareti e le pareti devono essere più scure del soffitto per dare un senso organico, che è quello che è la nostra percezione naturale dell'ambiente, con la terra, alberi, edifici e dopo il cielo. In questo caso manca del tutto, infatti abbiamo una parete che va bene perché è scura, quindi crea da più tende a radicare un po' di più la stanza a causa della troppa illuminazione, della troppa presenza di luce celeste, ma il pavimento di contro sembra essere più chiaro e quindi non sostenere la stanza in modo adeguato. Quindi anche in questo caso, se non fosse possibile scegliere un pavimento diverso, sarebbe il caso di inserire grandi tappeti che creino proprio delle delimitazioni sia dell'area dedicata allo studio e al lavoro, sia dell'area dedicata al riposo, che sarebbero migliorative. L'ultima nota però per questa stanza è di ricordarsi che il più possibile sarebbe necessario che le stanze da letto non fossero dedicate ad altre attività, soprattutto attività come il lavoro o l'intrattenimento, quindi guardare la televisione, guardare i film al computer, giocare col computer, poiché la stanza da letto è una stanza che deve essere dedicata esclusivamente al riposo. Inserire informazioni di attività diurna nella stanza del riposo non sono particolarmente adeguate, perché da un lato, se soprattutto mettiamo computer, televisori o altro, avremo un problema di tipo elettronico, ovvero avremo delle radiazioni costanti, per quanto blande, dovute ai devices, pensiamo al wifi, pensiamo al Bluetooth e quant'altro. Ma di contro, proprio l'informazione generale che ci verrebbe trasmessa è che in quella stanza non si riposa, ma si lavora o si gioca. Quindi il nostro cervello farebbe molta più fatica, soprattutto nell'addormentamento o anche nell'avere un sonno adeguato, soprattutto se, come in questo caso, anche abbiamo un'accentuazione dell'informazione yang attiva e attivante dovuta a così tanta, superficie vetrata. Questa stanza in linea di massima è una stanza buona, nel senso sia la scelta della disposizione che dei colori è ottimale per quello che riusciamo a vedere. Ovviamente se la porta d'ingresso in realtà fosse da dove stiamo scattando la foto non andrebbe per niente bene perché il letto sarebbe troppo esposto rispetto alla porta. Però potrebbe essere probabile che la porta si trovi in fondo a destra dove noi vediamo quella specie di specchiera che sembra un piccolo disimpegno d'accesso. In quel caso la disposizione degli spazi sarebbe ottimale perché anche la porta di sinistra di fatto è una cabina armadio posta dietro al letto e quindi non crea nessun tipo di disturbo. Anche le finestre, ovviamente, che le finestre devono essere presenti, considerazione, devono essere presenti in tutte le stanze. Quindi è pressoché impossibile, a meno di non avere una stanza enorme, avere una finestra in linea col letto. Quando parliamo di problemi legati alle finestre, noi parliamo o di un eccesso di luce celeste in situazioni come quelle che vedevamo prima, quindi con delle vetrate enormi che occupano tutta una parete di casa, della stanza. O quando ci troviamo con delle finestre che hanno movimento al di fuori delle stesse. Quindi, se noi abitiamo al terzo piano e fuori dalla finestra magari vediamo degli altri palazzoni o comunque un paesaggio, non c'è un problema vero e proprio di allineamento con il letto, visto che è difficile avere una stanza in cui non sia presente nessuna finestra in linea con il letto. Le finestre problematiche sono proprio quelle che sono troppo attivanti, quindi con persone, con passaggio o con movimento, oppure anche che si affacciano su dei paesaggi molto attivanti. Pensiamo a delle finestre che vedono direttamente verso il mare o vedono direttamente verso vallate molto ampie, quindi che hanno una profondità di campo ampissima. Mentre una qualsiasi altra finestra, quindi della misura giusta e con un'esposizione ai piani rialzati,
non crea problemi, se non ovviamente la necessità di oscurare abbastanza per agevolare il riposo. Quindi in questa stanza in linea di massima è una buona stanza e la scelta dei colori è buona perché sono tutti colori di tipo terra. Probabilmente si potrebbero rinforzare leggermente le pareti perché c'è troppo bianco ancora, quindi risulta un po' troppo attivante come colore, troppa informazione, quindi celeste. Ma per il resto potrebbe essere una stanza più che adeguata. Forse cambierei giusto il soggetto presente nel quadro sopra la testiera, poiché dà un forte senso di movimento, che però viene compensato dalla forma terra, il rettangolo è una forma terra, e anche dalla scelta dei colori, che essendo un nero porta un'informazione sempre o acqua o terra, non sembra più lucido, quindi porterebbe un'informazione di tipo acqua, che comunque non sarebbe un'informazione particolarmente adeguata per una camera da letto, ma in questo caso crea la giusta compensazione con l'eccesso di bianco presente. Questa invece è la stanza meno adeguata che abbiamo visto finora. Perché ragione? Allora, l'unica cosa abbastanza buona di questa stanza potrebbe essere la scelta di coprire il pavimento lucido con un tappeto. Tuttavia, il tappeto sfortunatamente crea ancora più movimento rispetto al pavimento, quindi aumentando un senso di rischio nel camminare. Vedete che il tappeto scelto probabilmente ha una tessitura molto sottile, una tessitura piatta con uno spessore molto sottile, che quindi non dà neppure il senso di qualcosa di stabile posizionato a terra. In più i colori sono troppo yang, il verde e il verde acceso e lucido tra l'altro e il giallo dei tessili non vanno assolutamente bene per una stanza da riposo. Questi potrebbero essere dei colori adeguati ad esempio per un salotto posto ad est o a sud-est, ma per dormirci assolutamente no. In più è stato scelto di mettere un grosso lampadario con delle punte anche alquanto minacciose, proprio in corrispondenza con i piedi del letto. E quindi anche in questo caso il senso di pericolo e di rischio che può trasmettere quel lampadario sono assolutamente sconsigliati nella camera da letto. Prima avevo accennato la questione delle superfici lucide, che qua è assolutamente palese con la scelta di una dipintura a muro lucida. La scelta del lucido non va bene per la camera da letto in particolar modo perché trasmette un'informazione acqua, quindi di liquido, di movimento, che non va bene in una stanza che deve essere l'assoluto riposo. E inoltre il Feng Shui ci dice che le superfici lucide, ma che non riflettono correttamente l'immagine, ci trasmettono di nuovo, come accennavo prima, un'informazione di SI-CI, quindi di CI inadeguato, di CI malato, poiché è come osservarsi all'interno di una pozzanghera. Pensiamo alla sensazione della pozzanghera e ci renderemo conto che siamo stati educati culturalmente a farci piacere determinate superfici, quando di fatto in natura, se ci riflettessimo su qualcosa che trasmette quel tipo di immagine, non staremmo guardando qualcosa di sano o di pulito. Tuttavia, una cosa buona è stata la scelta di tendaggi molto spessi che comunque vanno a coprire adeguatamente le finestre, che comunque danno su un paesaggio libero, quindi senza movimento, per il periodo del riposo. Anche la scelta del decoro a parete potrebbe essere abbastanza buono, nel senso che comunque sono delle forme di tipo terra con in legno, che quindi è un altro materiale che porta un'informazione di stabilità, ma forse sarebbe stato necessario avere tutti i settori pieni, in quanto l'alternanza pieno e vuoto crea ancora più movimento in una stanza che già presenta un eccesso di yang, quindi non adeguata al riposo. Questa stanza invece è abbastanza buona se non per la scelta del bianco lucido, cioè da quello che si vede dalla foto le superfici sembrano bianco lucido che nuovamente ci porterebbero quel rischio di informazione inadeguata
in quanto tendono a riflettere ciò che hanno attorno. Inoltre, anche le scelte dei disegni dietro, per quanto i colori siano altamente adeguati, portano una fortissima informazione acqua, perché sembrano comunque degli acquerelli, delle macchie di colore, e anche in questo caso sarebbe sconsigliato aumentare l'informazione acqua all'interno di una camera da letto. Una stanza del genere potrebbe, ad esempio, andare bene se fosse una stanza rivolta a nord, che in questo modo presenterebbe dei colori affini alla direzione nord, quindi alla direzione acqua. Inoltre sarebbe necessario utilizzare dei tendaggi molto più coprenti. Questi sono estremamente trasparenti e non vanno bene per il momento del riposo. Invece, per quanto riguarda il posizionamento del letto, che come potete vedere risulta proprio come incassato nel fondo della stanza, quello è un posizionamento molto buono perché crea proprio quella sensazione di nicchia che aumenta un senso di protezione. E in questo caso sono molto buone anche la scelta dell'illuminazione, in quanto il faretto e probabilmente i LED incassati nel controsoffitto e dietro la testiera del letto possono creare un ambiente luminoso molto buono. Forse accentuerei con delle luci calde invece che con queste che sono di una tonalità neutra per aumentare un po' l'informazione terra necessaria alla stanza. Il pavimento invece va molto bene perché è di legno, ma anche se è leggermente lucido, si vede che non riflette le cose, quindi dà un senso di stabilità che magari non era presente nell'altro pavimento lucido che avevamo visto su qualche immagine fa. E soprattutto dà una forte informazione di terra che va molto bene anche abbinata alla scelta delle pareti che hanno questo tortora molto delicato, leggermente beige anche, e i montanti dei mobili che sono comunque in legno e quindi danno quel senso di stabilità e protezione che è sempre necessaria in una camera. Questa stanza invece sfortunatamente ha un grosso difetto di design, che è quello della scelta di una parete a vetri. Sicuramente questa, se è una casa abitata da una persona single, è una casa che può andar bene perché comunque tutta la casa, se vi è un solo elemento che la vive, è una zona propria, quindi non c'è il rischio di avere una sensazione di invasione degli spazi privati. Però con una vetrata del genere sarebbe stato necessario inserire delle guide con delle tende a pannello o qualcosa di simile per poterla quantomeno oscurare durante il momento del riposo. Il posizionamento del letto, in ogni caso, rispetto alla porta d'accesso è corretto, ma una cosa sbagliatissima è mettere delle mensole con degli oggetti proprio in corrispondenza con la testiera del letto, perché è la stessa questione dei lampadari o delle cose appese a soffitto. Avere qualsiasi cosa che stia posizionata sopra la nostra testa mentre dormiamo è un potenziale pericolo. Quindi anche se il nostro cervello logico si interroga costantemente e dice tanto non cadrà mai perché è leggero, eccetera, sappiamo sempre che a livello profondo potremmo avere una sensazione di rischio che qualcosa ci cada in testa durante il sonno e anche in questo caso non è particolarmente adeguato come posizionamento. Il pavimento è ancora meno adeguato poiché trasmette una fortissima sensazione di liquido e bagnato che, come avevo già detto prima, non va bene per le stanze da letto. Quindi questa stanza è fondamentalmente bocciata. Questa stanza invece è l'esempio di come anche in spazi piccoli sia possibile creare un posizionamento corretto. Questa probabilmente è una stanza ricavata da un altro tipo di ambiente, perché vediamo che anche le pareti presentano delle nicchie che forse prima erano dedicate a un altro tipo di struttura. In ogni caso è stata posizionata correttamente il letto, poiché è distante, cioè non è in linea con la porta d'accesso, e se anche è presente una finestra che riusciamo a percepire appena grazie alle tende sulla sinistra, queste tende sono molto spesse e dello stesso tessile utilizzato per la testiera del letto e quindi crea un senso di protezione.
Inoltre anche la scelta dei colori è molto buona, perché ricordiamo il rosa e tutte le tonalità che ricordano l'incarnato portano informazione terra, quindi vanno molto bene per le camere da letto. E anche il lampadario, per quanto sia verde, è un verde molto tenue che ricorda molto di più il muschio e il bosco che la vegetazione tipica del legno, che è molto attivante. Quindi direi che questa stanza è una buona stanza e nonostante proprio le metrature ridotte e il pochissimo spazio, sono state fatte delle scelte corrette per il posizionamento. In questo caso, infatti, anche il lampadario, vediamo, è proprio posto al di fuori del letto e tra l'altro è stato scelto un lampadario leggero, nel senso vediamo che è fatto di tessuto e di frange. E quindi se proprio ad esempio non potessimo spostare un lampadario rispetto al letto, rispetto al perimetro del letto, si potrebbero sempre scegliere lampadari o a soffitto, quindi delle plafoniere, molto leggere, quindi il più possibile incassate a soffitto, o anche lampadari come questi che per quanto siano a pendente, quindi per quanto vadano nella direzione del letto, non trasmettono assolutamente un senso di pericolo in quanto fatti con il tessuto, quindi l'unico peso che potrebbero portare è giusto quello della lampadina. E allora l'informazione di rischio caduta è molto più basso. Infine chiudiamo con questo settore di stanza che mi sembra molto buono, poiché trasmette proprio un fortissimo senso di terra che è aumentato anche da quelle fette di minerale presenti sui pannelli laterali, che per quanto dalla forma potrebbero ricordare nuovamente dell'acqua, come vedevamo prima per i disegni a effetto acquerello. Tuttavia, essendo della pietra, comunque e con il colore terra, ci mantengono un'informazione di tipo terra. Anche la testiera imbottita, si vede che è tipo un velluto imbottito, è ottima poiché ci trasmette senso di protezione e di accoglienza. E anche la scelta dei colori in questo caso è ottimale. L'unico problema, vedendo come cade la luce, potrebbe essere una potenziale porta a sinistra del letto, che in quel caso sarebbe assolutamente sconsigliata a meno che non fosse una porta del bagno padronale o comunque una porta del guardaroba. E questo è quanto. Quindi, sperando che questo intervento vi sia piaciuto, vi aspetto la prossima settimana per un video dedicato alla scrivania. Ciao!